L'immagine del sentiero d'oro da cui partiremo, e la prima immagine è Mater Matuta. Mater Matuta è l'essere umano femminile che riproduce se stesso all'interno della natura, il principio femminile della vita che espande se stesso all'interno della natura. Il culto di Mater Matuta erano presenti soltanto donne sposate, il cui marito era ancora in vita, mentre ne erano escluse severamente le donne schiave. Il principio femminile non può ammettere nessun tipo di assoggettazione o assoggettamento. L'accettazione dello stato di schiavitù implicava l'allontanamento dell'essere umano femminile dalla partecipazione allo sviluppo e al respiro del principio stesso. Certamente le matrone omettevano di insegnare alle loro schiave la ribellione, ciao, alle loro schiave la ribellione per poter partecipare a tale spirito, ma il significato era quello. Diana è il principio femminile della vita, Mater Matuta è la sua variabile di madre, una variabile che tende a diventare assoluta come funzione sociale della donna all'interno del sistema sociale in cui vive. L'essenza di quest'essere è l'essere che genera. Chiunque genera ed aiuta a crescere limitando la propria libertà all'oggetto della crescita. L'interazione delle linee di tensione che portano allo sviluppo di tale essere sono state forgiate dall'essere natura fin dagli albori della vita sul pianeta. Per la natura, lo sviluppo della progenie di ogni specie è più importante che non gli esseri in quel momento esistenti della specie. L'essere natura si proietta nei cambiamenti. E il suo divenire avviene per aggregazione di esseri, generazione dopo generazione. Non importa all'essere di natura, se molti di quegli esseri troveranno la libertà proseguendo il proprio cammino come esseri luminosi, o se la maggior parte scomparirà senza darle nessun contributo al suo sviluppo. La riproduzione delle specie garantisce il suo sviluppo. Mater Matuta, come Bona Dea e altre immagini, rappresenta la definizione di quest'essere formatosi come coscienza di sé all'interno della natura e la cui funzione è quella di stimolare la riproduzione degli esseri nella natura. Mater Matuta non aiuta gli esseri umani o donne a diventare eterni, sviluppando il proprio corpo luminoso. Questa è la funzione di Diana. Mater Matuta stimola la maternità come bisogno nell'essere femminile di ogni specie della natura. Come tale è pronta a sorreggere, mediante manipolazione delle linee di tensione e dei flussi di energia vitale, qualsiasi essere femminile diventato madre. Nello stesso tempo, Mater Matuta è un terribile despota. Se l'essere umano femminile non esercita la propria volontà all'interno del proprio divenire come madre, Mater Matuta lo riduce ad essere asservita ai propri figli, finendo per diventarne dipendente. Per questo motivo, quando un essere umano femminile decide di diventare madre, è bene che si rapporti con Diana nella ricerca della propria libertà, imparando ad usare il volere, la volontà e le proprie determinazioni nella soddisfazione dei propri bisogni. Poi, soltanto poi, si può rapportare con Mater Matuta quando decide il momento di partorire un figlio. L'abitudine all'esercizio della propria volontà le consente di non diventare dipendente da nulla e da nessuno e di portare a termine l'impegno assunto senza che questo impegno diventi totalizzante della sua vita. Mater Matuta è un potere di essere della natura, un potere di essere di cui troveremo varie descrizioni nel corso dello sviluppo delle immagini della religione romana, in quanto la religione romana assume su di sé visioni di popoli che vengono fagocitati nel corso dell'estensione dello Stato e dell'influenza di Roma. La festa di Mater Matuta era in Matralia, celebrati l'11 giugno. E questa è la visione di Mater Matuta, che è una divisione magica non dell'essere umano, ma dell'essere femminile all'interno della natura. Cioè, quando cessammo di essere esseri unicellulari e anziché partorire per divisione, cominciamo a partorire due sessi, l'essere matuta, Mater Matuta, divenne il divino, un fare divino, all'interno del quale l'essere natura riproduceva se stesso. Per cui è un essere divino all'interno della divinità più grande che è l'essere natura. Bene, questo fare è talmente importante da arrivare anche a distruggere, qualora l'essere umano femminile non usi la propria volontà e le proprie determinazioni, arriva a distruggere l'essere femminile. Cioè, l'essere femminile si trasforma in generatore di figli, cioè in un essere che produce, che vive solo per la riproduzione.
E questo è ciò che vogliono i cristiani, solo che Mater Matuta sorregge questo essere divino nel senso femminile e nello stesso tempo tende ad appropriarsi, cioè tende a far partorire i più figli possibili. Naturalmente a questo divino, a questa sollecitazione divina, l'essere femminile deve portare la sua resistenza, perché il fine dell'esistenza all'interno della natura è sì quella di partorire figli, di costruire il futuro della natura, ma è anche quella di costruire se stessi. Per cui se l'essere femminile non diventa un dio, cioè non esercita la propria volontà, le proprie determinazioni, arriva a soggiacere a delle determinazioni non sue e arriva a distruggere il proprio divenire. E invece, proprio esercitando le proprie determinazioni, può scegliere, l'essere umano femminile può scegliere quando diventare madre. Può ricorrere all'aborto, può ricorrere alla pillola, può ricorrere in posizione preservativa, cioè può ricorrere a tutti quei mezzi. Oggi ci sono, c'erano anche una volta, perché l'aborto si è sempre fatto, c'era anche l'abbandono dei bambini. Cioè, può scegliere quando diventare madre, cioè quando assumersi su di sé il fardello di partorire e portare a termine la crescita del figlio. Essere madre non significa semplicemente partorire un bambino, significa aiutare il bambino a diventare un essere umano adulto. Questo è essere madre. Però questo fare divino è un fare che tende a fagocitare gli esseri umani ed è un fare al quale occorre mettergli dei limiti ben precisi, e gli può mettere questi limiti soltanto l'essere umano femminile esercitando la propria volontà e le proprie determinazioni. Per cui quando ci si rapporta a un divino è necessario essere degli dèi a nostra volta. Se noi non siamo dei, non abbiamo sviluppato la nostra volontà e le nostre determinazioni, il fare divino della natura tende comunque a fagocitarsi. Cioè si dice, visto che tu hai rinunciato al tuo cammino per diventare eterno, tanto vale che fai 20 figli, almeno dai 20 possibilità ad altrettanti individui di diventare eterni. Questo è il fare del divino che ci circonda. Cioè, col divino che ci circonda ci si rapporta soltanto diventando noi stessi degli dèi. Altrimenti in quel momento tende a dire, vabbè, visto che hai rinunciato a diventare un Dio, tanto vale che ti usiamo per quello che possiamo, cioè tanto vale che diamo delle altre possibilità ad altri dei, magari i vermi della terra, magari, non so, le larve delle mosche, magari, non so neanch'io cosa pensare, però piuttosto che buttare via quello che tu hai generato, le tue cellule, il tuo corpo, la tua energia vitale, tanto vale che altri esseri ne usufruiscano, è così. All'essere umano femminile, Mater Matuta dice, vabbè, se tu hai rinunciato a diventare eterna, a usare la tua volontà e le tue determinazioni, tanto vale che fai 20 figli, almeno dai 20 possibilità di eternità alla tua specie. E passiamo un altro invece a un'altra visione ancora femminile di una divinità romana, che però è una divinità italica. Infatti, parliamo di Mefite. Nefite è una divinità del cielo e della terra, era una divinità lucana, importantissima, cioè era una divinità grandiosa. Solo che a Roma ci sono altre divinità che rappresentano le stesse determinazioni di Nefite. E allora Nefite viene a trasformarsi, cioè assume un'altra immagine e va a rappresentare un divino diverso. Cioè, anziché essere divinità del cielo, rappresentare come nome il cielo e la terra come esseri divini in sé o aspetti di divinità che si rapportano con gli esseri umani, diventa un altro tipo di divino. E vediamo qual è la visione che ci porta Mefite. Mefite è come febbre, mentre febbre è una concentrazione di energia vitale che cresce dentro l'individuo distruggendolo. Mefite è una concentrazione di energia vitale esterna all'individuo, ma pronta ad assalirlo per usarlo come oggettività al proprio sviluppo. Secondo i veggenti romani, esiste un'oggettività in agguato per appropriarsi dell'essere umano e trasformarlo in propria oggettività onde svilupparsi. Quando questa oggettività attacca, per l'essere umano non c'è più scampo, in quanto non ha mezzi con i quali difendersi. Questa oggettività viene collocata laddove le condizioni non sono favorevoli alla vita umana, dove le febbri assalgono facilmente, zone malariche, o dove l'acqua solforosa impedisce il crescere della vegetazione o ancora presso i cimiteri o le latrine. Mefite esiste in sé, ma non produce più terrore, almeno non lo stesso prodotto al tempo dell'antica Roma. Altri centri sono oggi Mefite. Mefite è cambiata. Si è diversificata in quanto si sono diversificati gli esseri virus e gli esseri batteri, che sono la forza di Mefite. L'essere umano si erge padrone dell'esistente, si dipinge ad immagine e somiglianza del Dio padrone, il macellaio di Sodoma e Gomorra, si dipinge onnipotente, ma l'essere natura
appronta sistemi e metodi per limitare la sua invadenza nella natura stessa. Mefite è come febbre. Febbre e mefite sono come l'essere lupo. Normalmente attaccano e sono letali soltanto per gli esseri malati che hanno coltivato vie autodistruttive. Un corpo di un essere umano sano sopporta bene un attacco di febbre o di mefite, esattamente come un essere cervo o un essere gazzella sopporta bene un attacco dell'essere lupo. Un essere umano che ha seguito la via indicata dal Dio dei cristiani, è abituato a mettersi in ginocchio davanti ai problemi dell'esistente, sopporta molto male gli attacchi di febbre o di mefite. Mefite è un essere all'interno della natura, la cui funzione è quella di regolatore dello sviluppo e dell'espansione della specie umana. Gli esseri umani la combattono spesso efficacemente, ma Mefite si trasforma ed appronta nuovi attacchi. L'unico modo per difendersi da Mefite è mantenere l'integrità fisica, seguendo un sentiero che porti allo sviluppo della coscienza di sé lungo le vie del sé. L'essere umano deve considerare Mefite come un imperativo morale. Seguire la via per lo sviluppo della coscienza di sé lungo il sentiero del sé o perire. Mefite non è l'attimo in cui il corpo fisico cessa di esistere, ma è un surrogato, un ammonimento a non scordare come questo, per una qualsiasi causa, può succedere in ogni momento. Per cui la visione di Mefite non è quella del cielo e della terra che avevano i Lucani, ma è quella dei Romani, dove questa divinità assume un aspetto quasi intollerabile per la vita, cioè insorgono febbre, insorgono malattie, ed è questo essere divino, questo fare divino, che comporta questo tipo di trasformazioni nell'essere umano. Vi ricordo che nel libro dell'Anticristo sta scritto a un certo punto: praticate la via della conoscenza di sé, usate le vostre volontà, le vostre determinazioni, e nessun male vi può toccare, cioè né il cancro né altri mali vi possono toccare. In realtà quello che è scritto non è un elemento assoluto, cioè non è che praticando la via alla conoscenza e alla consapevolezza, sviluppando le proprie volontà e determinazioni, in assoluto non si prendono malattie, in assoluto non si prende niente, ma si predispone un buon corpo fisico, cioè si predispone una buona struttura vitale. Cosa succede questo? Che se per esempio le persone, 100 persone hanno un attacco di polmonite, se questo attacco di polmonite non dovesse essere curato con gli antibiotici, bene, una parte muore e una parte non muore. Qual è la parte che non muore? È quella che ha delle capacità soggettive di reagire a questo attacco virale. Per cui avere, usare la propria volontà e le proprie determinazioni nella vita quotidiana predispone la persona ad affrontare bene gli attacchi della vita. Chiaramente se uno si piglia l'AIDS, l'AIDS se lo piglia, però se il suo corpo è sano, se lui è abituato a usare la sua volontà e le sue determinazioni, i tempi di attecchimento del virus HIV sono diversi da tempi più rapidi di una persona che ha il corpo distrutto, che ha già la distruzione interna, o perché piglia eroina, o perché è in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, o perché ha distrutto una parte di se stessa. Cioè esistono, a parità di attacchi virali, se voi vi leggete un attimino le cronache, esistono delle reazioni soggettive diverse. Queste reazioni soggettive diverse sono determinate anche, soprattutto, dai campi vitali delle persone, perché il campo vitale predispone lo sviluppo cellulare, predispone tutta una serie anche di meccanismi pronti a reagire. Chiaramente oggi come oggi non è che abbiamo un vaccino, abbiamo dei mezzi per difendersi dall'AIDS, esattamente come i romani non avevano dei mezzi per difendersi dalla polmonite. Per cui qual è la cosa migliore da fare in questo momento, finché non verrà trovata una cura più efficace? È quella di esercitare la propria volontà e le proprie determinazioni, prendersi in mano la responsabilità della propria vita e costruire un buon corpo fisico, un buon corpo luminoso che ci permette, che un corpo fisico lo possiamo fare in palestra, però la capacità di prendersi in mano la volontà e la determinazione nella vita di tutti i giorni ci permette di affrontare al meglio le condizioni che arrivano. Mettersi in ginocchio significa affrontare al peggio, significa aspettare la propria distruzione. E da Mefite invece passiamo a Mercurio. E Mercurio è un altro personaggio importantissimo, che mi piace moltissimo, e che ha dei legami precisi sia con i Lari sia con Lara, e sono altre due forme magiche, due forme di divinità con cui ho molti rapporti.
Mercurio. Mercurio è il viaggiatore, l'essere che stacca le radici della terra in cui è nato e cerca conoscenza, consapevolezza e sapere in ogni luogo. Mercurio è la conoscenza che viaggia lungo le linee di tensione. Mercurio è il sapere acquisito dai sognatori. Mercurio è la determinazione degli esseri nel tentativo di relazionarsi. Mercurio è la paura delle relazioni fra gli esseri. Mercurio è colui che sperde i sognatori nei meandri delle allucinazioni quando non sono in grado di esercitare la volontà durante l'esercizio del sognare. Chi è Mercurio? Il messaggero degli dèi o la determinazione dell'essere, in questo caso l'essere umano, nel dare l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza? Egli è l'uno e l'altro. Come gli esseri dell'esistente sollecitano l'essere umano ad appropriarsi di conoscenza e consapevolezza, così l'atto di appropriazione di conoscenza e di consapevolezza sollecita gli esseri dell'esistente a relazionarsi. Il comando sociale non concepisce nessun'altra relazione fra gli esseri umani se non quella traducibile in potere di avere. Non fu difficile per il comando sociale far passare Mercurio come un protettore del commercio. In quale altro modo gli esseri umani sono in grado di relazionarsi? La relazione come costruzione di ricchezza, accumulo di denaro e potere sociale. Da qui a considerare Mercurio come un protettore di ladri, di lavoro di altre mani. Protettore? Come si può proteggere chi ruba il lavoro di altre mani? Per il comando sociale è certamente un'operazione meritoria. Il rafforzamento di sé stesso precede ogni altra necessità sociale. Costruire consapevolezza ed accumulare sapere per il comando sociale è un'attività inutile se non è legata alla produzione di guadagno. Dunque, Mercurio deve essere piegato ai propri bisogni e alle proprie funzioni. Nonostante l'intervento del comando sociale, forse uno dei più antichi nei confronti della specie umana per avallare se stesso, Mercurio è il messaggero che corre sulle linee di tensione. Mercurio sono le linee di tensione stesse. È sintomatico che dall'unione di Mercurio e Lara nascano i Lari. Le voci che si diffondono nei crocicchi, i messaggi scambiati nell'intersecazione delle linee di tensione. Mercurio esiste in quanto esistono le linee di tensione, le determinazioni degli esseri della natura e degli esseri dell'esistente. Mercurio li collega, ci si relaziona con Mercurio diventando coscienti delle linee di tensione, imparando a manipolarle. Sono gli stregoni. Sono uno con Mercurio, ma qualsiasi essere che eserciti la propria volontà nell'esistente si relaziona con Mercurio. La festa era celebrata il 15 maggio in un tempio circolare presso il Circo Massimo. Veniva celebrata dai mercanti onde invocare maggiori guadagni nei loro affari. È venuto il momento di celebrare l'accumulo di sapere e conoscenza anziché l'accumulo di denaro. Vorrei ricordare che Mercurio aveva nelle mani due cose: su una mano aveva il sacco di denari e sull'altra mano aveva il caduceo. E sacche di denari erano i guadagni che si ricavavano col commercio, attraverso il viaggio, attraverso lo spostarsi, attraverso il commerciare. E il caduceo invece era il simbolo del sapere, è il simbolo di sapere che Mercurio dà ad Apollo e Apollo dà ad Asclepio. Per cui i due serpenti che si guardano è il sì che hanno anche i medici, no? I medici hanno il caduceo come simbolo, è il simbolo del sapere e della conoscenza. Ora da Mercurio si può prendere l'uno e l'altro, sta all'essere umano scegliere se la conoscenza vale più del denaro o viceversa, cioè se la vita viene assoggettata a una cosa o anziché all'altra. Però Mercurio porta il messaggio, Mercurio è ogni essere umano che si sposta da un luogo a un altro, che porta i messaggi, che porta le informazioni. Oggi potremmo dire che Mercurio è anche internet, non è la stessa cosa, i navigatori di internet sanno farsi Mercurio qualche volta. Qualche volta invece preferiscono prendere la borsa di denaro, qualche volta possono fare benissimo anche tutte e due le cose, è indifferente, cioè non è che la vita di tutti i giorni si qualifica per il denaro, se io vado a comprare della carta devo pagarla in denaro, se io qualunque azione faccio devo pagarla col denaro, per cui chiaramente non è che disprezzo il denaro per disprezzare il denaro, disprezzo l'accumulo di denaro in quanto l'accumulo di denaro mi permette di comperare le persone, di controllare le persone in quel senso, ma non il denaro per il denaro, eh. Cioè noi viviamo in una società dove lo scambio delle merci viene misurato in denaro. Volenti o nolenti, noi non siamo padroni di questo scambio, non lo possiamo determinare, ma lo subiamo. Sta a noi muoversi nel modo corretto all'interno di questo scambio di denaro. Dopodiché lascia ognuno l'interpretazione soggettiva che preferisce.
E a proposito di denaro, passiamo a un'altra divinità. Un'altra divinità che non era inizialmente una divinità in se stessa, ma era un'emanazione di Giunone. E questa divinità è Moneta, che in latino Moneta era la vertitrice, c'era un aspetto di Giunone, però un aspetto così importante da diventare una divinità in sé. E la divinità è Moneta, la vertitrice. È considerato un attributo di Giunone, onorata sulla sommità del Campidoglio, chiamato in questo nome in seguito all'allarme lanciato dalle oche sacre allevate nel cortile del Tempio durante un tentativo di assalto dei Galli. Vi ricordate le oche del Campidoglio? Bene, le oche del Campidoglio erano le oche che rappresentavano Giunone ed erano all'interno del Tempio. Ricordatevi che i templi una volta erano dei centri sociali, quelli grandi, poi c'erano gli altari, c'erano i tempietti, ma i templi grandi erano dei centri sociali e dei modi dove lavorare. Vedete già c'era e c'erano gli archivi della plebe, e invece nel tempio di Giunone era la zecca dello Stato, cioè nel tempio si batteva moneta, cioè era un tempio dedicato alla divinità, però serviva al fare degli esseri umani, cioè era un centro di attività. E quando i Galli dettero assalto al Campidoglio, vennero le oche del Campidoglio, le oche che venivano allevate proprio per simboleggiare Giunone, dettero l'allarme starnazzando. In realtà Moneta è una profezia, un imperativo comportamentale fuori dal tempo, per questo motivo è diventata una divinità. Moneta impone ai romani di condurre le guerre con giustizia. La giustizia, intesa da Moneta, era la guerra in cui lo scopo non era l'annientamento del nemico, ma la sua incorporazione nello Stato romano fino al suo diventare cittadino romano. Per Moneta essere giusti significava considerare il nemico uguale a se stessi, da combattere ma da non umiliare. Ricordatevi che Giulio Cesare porterà Vercingetorix in catene a Roma e là è proprio il periodo in cui viene a crollare l'impero romano. È strano, quando i cristiani spogliarono i templi romani per arraffare l'oro e le ricchezze contenute, la moneta non valeva più nulla, veniva gettata mentre lo scopo non era più commerciare, ma arraffare. Giunone guardava molto lontano quando dette questo avvertimento. Qual è l'avvertimento che ha dato Giunone? Praticamente, mentre si batteva moneta, i romani chiesero questo a Giunone: ma un giorno ci mancherà la moneta, resteremo senza moneta. E Giunone disse questo ai romani: fin tanto che voi condurrete le guerre con giustizia, moneta no, no, cioè, i soldi ci saranno sempre, cioè ci sarà sempre la possibilità di avere soldi. Ebbene, vale anche per tutti gli esseri umani che cercano la conoscenza e la consapevolezza lungo la via per lo sviluppo della coscienza di sé. Il fare degli esseri umani è determinante, perché il fare, ricordiamo, che ci collega al divino che ci circonda, come la scelta dei mezzi per raggiungere il fine preposto. Preposto, fin tanto che gli esseri umani agiranno nell'oggettività, supportati da un senso di giustizia e discrezione, per quanto soggettiva possa essere la misura della giustizia e della discrezione, non verrà loro meno il flusso di energia vitale nel soccorso delle potenze dell'esistente. Cioè, finché quello che facciamo sarà uguale a noi stessi, sarà quello che noi abbiamo dentro e sviluppiamo fuori, e quello che facciamo viene a costruire noi, il potere dell'esistente, il potere delle coscienze che ci circondano, il supporto non ci verrà mai a mancare. Cioè, io posso anche affermare di non essere un pagano, però se il mio fare, le mie azioni sono quelle che mi qualificano in realtà. Per cui le mie azioni chiamano il divino che mi circonda a sorreggermi. Sono le azioni che contano, non tanto le mie dichiarazioni. E parlando di moneta, passiamo invece a un'altra divinità. Un'altra divinità è Morte. E qui ho un grossissimo problema, perché quando dovete scrivere la Devotio e il commentario della Devotio, Mors l'ho infilata fra i simboli neri, perché Mors ha questi due aspetti. Cioè, può essere letta sia dal punto di vista della magia, della stregoneria, come sviluppo degli esseri, sia come magia nera. E quando ho scritto la Devotio, Mors, l'ho messo nella magia nera, cioè fra le immagini della magia nera. Mentre invece qui, nel Sentiero d'Oro, nella descrizione, gli do un altro valore, perché sono due immagini diverse.
Fino all'esistenza del corpo Morse, fine dell'esistenza del corpo fisico, fine della possibilità concessa per lo sviluppo del corpo luminoso. Della possibilità concessa, o meglio sarebbe dire, dell'esercizio della volontà delle scelte e della determinazione dell'essere all'interno del rapporto oggettività-soggettività nel quale si è trovato ad esistere. Per i greci, Thanatos è un essere maschile, ma i greci non sono mai stati in grado di concepire la morte come una nascita, ad eccezione di antichi miti orfici e del concetto di resurrezione di Dioniso. Per loro la morte è il fine di tutto. Anche dopo magari c'era anche l'Ade, altre cose, troviamo in Platone, ma non è importante. Anche le descrizioni dei loro miti negli inferni, negli inferi sono vaghi e riproducono costantemente la vita degli esseri umani, anche se in Antribui è sotto il dominio ferreo di una qualche divinità delle tenebre. Nelle credenze romane esiste il concetto di inferi, ma il concetto di morte è sospeso, sia come descrizione sia come fine degli esseri della natura. Il concetto secondo cui Mors è una divinità femminile sta ad indicare come i veggenti romani, ma prima di loro probabilmente gli etruschi, erano consapevoli dell'esistenza della morte come della nascita di un qualche cosa che sfuggiva a loro. La nascita non sfuggiva ai veggenti, ma era per loro molto difficile descriverla nella vita di tutti i giorni. La morte del corpo fisico era il momento della nascita del corpo luminoso, del genio. Soltanto se si erano verificate nel corso dell'esistenza di un individuo una serie di condizioni per cui il corpo fisico incubava il corpo luminoso. L'esistenza dell'essere umano era l'elemento attraverso il quale il corpo luminoso dell'essere poteva nascere o essere abortito. Ai veggenti romani sfuggivano le cause sul perché questo avveniva. La maggior parte delle loro visioni erano piene di geni abortiti al momento della morte del corpo fisico. Forse per questo motivo si esaltò il genio dell'imperatore, in quanto essere umano diventato imperatore nel quotidiano della ragione, certamente anche il suo genio si era sviluppato diventando talmente forte da mantenere compatta la coscienza di sé dopo la morte del corpo fisico. Fu un ripiegamento di veggenti che la specie umana pagò molto caro. Chi è dunque Morse? È la fine dell'esistenza degli esseri della natura, lo scopo del loro esistere e del loro divenire. Non è soltanto un monito per gli esseri a ricordare come il tempo, loro spettante, abbia dei limiti precisi. È un momento in cui avviene un'esplosione di energia e in ogni caso, alla fine del corpo fisico, gli avvenimenti sono tali da coinvolgere il circostante. Gli esseri umani che seguirono una via per lo sviluppo della coscienza di sé lungo la via del sé si trovarono abbastanza forti da mantenere compatta la propria coscienza trasferendola sul corpo di energia. Gli esseri umani che rinunciarono all'esercizio della propria volontà e delle proprie determinazioni nel quotidiano della ragione inondarono il circostante alla morte del corpo fisico disperdendo l'energia vitale rimasta, ultimo banchetto per il Dio spacciatosi Signore, Padrone e Creatore dell'universo. Mors è ciò a cui l'essere umano tende, Mors è ciò che l'essere umano agogna. Lasciò perplessi i veggenti d'antica Roma il fatto che Mors era attesa da due diversi tipi di persone, i disperati che l'invocavano per mettere fine alle loro sofferenze ed esseri umani poderosi che l'attendevano come per concludere quanto stavano facendo. Queste diverse visioni bloccò la disperazione che di Mors ebbero invece i cristiani. Essi comunque sarebbero stati annientati da Morse, non avevano nessun'arma con cui opporsi. Normalmente giungevano all'appuntamento come morti in piedi da decenni. Costoro dovettero inventarsi la consolazione. Loro sì, morivano. Certamente dopo la loro morte non esisteva più nulla, ma ci avrebbe pensato il Dio, il loro creatore e quel suo figlio a farli risorgere col corpo dalla tomba. In questo modo i cristiani tendevano ad esorcizzare Morse. In questo modo tendevano a nascondere la loro paura, poveri illusi. Almeno quella paura se l'avessero tenuta per loro, no. Loro dovevano soffocare ogni divenire degli esseri umani, imponendo l'impotenza e il terrore davanti a Morse. Un essere umano che ha vissuto la propria vita, usando la propria volontà e le proprie determinazioni, attende Morse come la fine di un lavoro, comunque ben fatto. Non c'è disperazione in un essere alla ricerca della coscienza di sé lungo la via del sé. Costui è pronto ad esercitare la propria volontà in qualsiasi forma si trovi ed in qualsiasi condizione continui ad esistere. L'abitudine all'esercizio della propria volontà e delle proprie determinazioni come elemento attraverso il quale esercitare il proprio potere di essere, una volta acquisito, non si perde più.
si ricordi dunque Morse, con speranza mentre si scala la vetta della conoscenza e della consapevolezza, giorno dopo giorno. E a questo punto vorrei ricordare come il fine della nascita di un corpo fisico e la morte di un corpo fisico. Potranno trapiantare organi, trovare la pillola della lunga vita, tutto quello che volete, ma lo scopo della nascita è la morte. E l'intervallo fra i due ci consente l'esercizio della nostra volontà e delle nostre determinazioni per costruire quello spessore. Cioè quello spessore è quello che noi ci permette di esercitare la nostra volontà. Noi all'interno della nascita, fra la nascita e la morte del corpo fisico, abbiamo la possibilità di determinare la nostra vita. Io vado per strada in automobile, chiaramente un camion mi può tirare sotto e mi può ammazzare. Cioè questo fa parte delle regole del gioco. Però se io uso la mia volontà, le mie determinazioni, uso la mia prudenza, ho meno possibilità di trovare un camion che non lanciarmi su una strada statale a 100 all'ora con la nebbia in pieno inverno di notte. Cioè, se io esercito la mia volontà, le mie determinazioni e scelgo come muovermi, ho meno possibilità che ciò accada. Questo non significa che ciò non accade, però posso esercitare le mie determinazioni. Chiaramente tutto il mondo che mi circonda esiste e usa le sue determinazioni. Per cui, chiaramente, quando io trovo delle determinazioni che sono diverse dalle mie e che tendono a bloccarmi, chiaramente sono bloccato. Però se io uso la mia volontà e la mia determinazione, ho la possibilità di usare l'esistente a mio vantaggio e di prolungare i tempi di passaggio. Per cui io all'interno fra la nascita e la morte posso esercitare la mia libertà, posso esercitare le mie scelte, posso esercitare il mio modo di essere all'interno delle condizioni che ho trovato, sempre all'interno delle condizioni che ho trovato. Però se io esercito la mia libertà scopro anche più scelte che posso fare. Se io non esercito la mia libertà, la mia quantità di scelte vanno sempre più restringendosi. E lo scopo della mia esistenza è quello di andare a morire, cioè è di quel per cui io nasco al fine di morire, però posso trasformare la morte del corpo fisico in nascita dell'essere luminoso. E questa è la mia libertà. Cioè, non è che io posso impedire che il mio corpo fisico muoia, questo io non lo posso fare, però posso riuscire a volgere a mio favore quella situazione e far nascere il corpo luminoso. Questa scelta è la mia scelta e appartiene alle mie scelte. Dopodiché posso trovarmi delle condizioni tali per cui io non posso esercitare quella scelta, ma quello è un altro discorso. Però io ho una possibilità di scegliere, ho una possibilità di provarci. La vita di un essere fisico è un'occasione che va sfruttata appieno. E l'ultimo passaggio, l'ultima divinità che parliamo oggi è necessità. Anche questa è la divinità delle divinità, oserei dire. Necessità. È una forza assoluta, è il motore della libertà. Libertà è obbedire a necessità. Schiavitù è essere impediti a soddisfare necessità. Quale necessità? Quella che produce la nostra nascita in funzione della morte del corpo fisico come nascita del corpo luminoso. Quella che produce la fonte in funzione della fuoriuscita dell'acqua e in conseguenza la gravità la porta verso il mare. Quella che costringe l'essere terra a ruotare attorno all'essere sole. Necessità è l'imposizione della volontà oggettiva nella quale il soggetto esercita i propri adattamenti, esercita la propria volontà. Necessità sono le variabili oggettive all'interno delle quali il soggetto può scegliere i propri adattamenti. Necessità è l'oggettività all'interno della quale l'universo costruisce la propria coscienza di sé. Ogni soggetto, oggetto a sua volta, è portatore di necessità. Nel momento in cui un soggetto impone necessità, è responsabile dell'imposizione esercitata per sempre. Se la sua imposizione è un'imposizione di libertà, il suo essere sarà alimentato dalle linee di tensione e dall'energia vitale di quegli esseri che in tale imposizione ne hanno beneficiato. Se la sua imposizione è di schiavitù, c'è poco da giocare sull'enfasi o sull'esaltazione del nulla. Quanto ha fatto è scritto nel mondo circostante, il mondo del reale, dove né ragione né elencazione possono giungere come invocazione per l'eliminazione di quanto ha fatto. E a questo proposito, tornando al discorso che abbiamo fatto nella prima trasmissione di oggi, scusate un attimo, da rispondere anche all'amico Iva, non esiste nessuna possibilità di pentimento
quello che io ho fatto, ho fatto. Posso dire, io ho fatto delle scelte che sono parziali, che sono incomplete, sono stato costretto a fare queste scelte, benissimo, adesso ho degli altri dati, posso fare delle scelte diverse, però quello che ho fatto comunque. Cioè, se io calpesto una formica, la formica l'ho ammazzata, cioè, quello che ho fatto, l'ho fatto. La prossima volta magari non la calpesterò, farò in modo di non calpestarla se decido che non va bene calpestare formiche, però quello che io faccio, ho fatto. E chiaramente se io prima ho preso una decisione con 10 informazioni e oggi di informazioni ne ho 20, ovviamente la mia scelta sarà diversa. Per questo non vuol dire che devo pentirmi. Di cosa devo pentirmi? Di aver avuto solo 10 informazioni sulle quali fare una scelta? È assurdo, non ha senso. E devo invece percorrere la mia strada di libertà, devo percorrere la mia ricerca di sapere e di conoscenza e fare le mie scelte sempre al meglio di quello che posso fare. Se dopodiché dico ma io non voglio fare scelte meglio perché io voglio fregare qualcuno, benissimo, anche questa è una scelta. Necessità dunque è il corso del fiume che conduce l'universo dal grande botto alla ricostruzione della propria coscienza di sé. Non so quando tale figura fu introdotta da Roma, né quali siano state le visioni dei veggenti, anche se probabilmente è una deduzione allegorica dalla filosofia. Una cosa è certa, necessità è un'emozione dell'esistente, alla quale è inutile rivolgersi, serve soltanto prendere atto della sua esistenza ed onorarla, esercitando la propria volontà e le proprie determinazioni nel quotidiano della ragione, e ogni mondo raggiunto attraverso l'alterazione della percezione. Serve, a me è servito, ricordare come quando sembra che il mondo impazzisca, un fiume scorre sempre dalle montagne al mare, anche quando sembra che le sue acque invertano il moto. E questo anche nei flussi sociali, nei flussi meccanici, nei flussi emozionali è esattamente la stessa cosa. Bene, con questo io ho finito la lettura dell'immagine della religione romana per oggi. E visto che ho finito la lettura dell'immagine della religione romana per oggi, vi do un brevissimo, breve saggio della teoria della filosofia aperta. Che cos'è la teoria della filosofia aperta? Di questo libro non ve ne ho praticamente mai parlato. Voi sentite sempre, quando io dico usare la propria volontà e le proprie determinazioni, no? Lo martello continuamente, all'infinito, continuo a ripetere questo ritornello, usare la propria volontà e le proprie determinazioni, prendersi in mano la responsabilità della propria esistenza e così via. Bene, nella teoria della filosofia aperta, che è un altro libro che ho scritto, ed è il più voluminoso di tutti quelli che ho scritto, mi sono preso il Bignami, il terzo Bignami, quello di filosofia, quello per licei classici e scientifici, e mi sono preso tutti i concetti dai post-kantiani fino ad oggi. Bene, mi sono preso tutti quei concetti e me li sono attaccati uno a uno. Perché questo? Perché ho voluto dimostrare innanzitutto che quei concetti possono essere letti in maniera diversa, cioè si può opporre qualcosa di diverso da quello che si pensa. E secondo, ho voluto dimostrare che il pensatore che usa quei concetti, in realtà usa quei concetti fini a se stessi, cioè pensa a se stesso come un individuo creato, cioè non va a prendersi nelle proprie mani la propria responsabilità e le proprie determinazioni. Vabbè, del Bignami, della teoria della filosofia aperta, vi leggerò un commento a Roberto Ardigò. A proposito, in tutta il Bignami tutti i nomi stranieri sono tradotti in italiano, tipo non so, tanto per dire, Thomas Moore viene tradotto in Tommaso Moro, per cui è una cosa abbastanza squallida, però io ho voluto prendermi il Bignami in quel modo e l'ho preso. Bene, vi leggerò un pezzo di Ardigò, un commento di Ardigò. Perché ho preso quello? Boh, semplicemente perché l'ho preso, ho aperto a caso e mi è venuto in mano sto Ardigò. Allora, vi leggo prima di tutto i concetti del Bignami, cioè le preposizioni del Bignami. Praticamente cosa fa uno studente di scuola superiore? Siccome deve dare un esame di filosofia, siccome gli scoccia studiare tutta la filosofia, anche perché in un anno non è possibile farlo, si piglia il Bignami, si impara a memoria quelle che sono le preposizioni, i principi fondamentali e con quelli affronta l'esame. Dopodiché, quando è all'università, fa esattamente la stessa cosa. Alla fin fine, quando si laurea,
L'unica cosa che gli restano in testa sono le preposizioni del bignami, per cui il 70% della nostra vita politica, della nostra vita sociale è articolata attraverso i principi imparati a memoria del bignami. Se voi andate a pigliarvi un parlamentare che abbia fatto la scuola superiore, che abbia fatto filosofia, e gli chiedete di dirgli un po' dei principi, vi spiaccicherà un po' di principi del bignami. Praticamente c'è una grandissima ignoranza della filosofia, di quello che è il sentire filosofico, il sentire del mondo, però c'è il ricordo dei concetti del Bignami. E questo a me è scocciato un pochino, no? Allora, intanto vi leggo le preposizioni di Ardigon. Dunque, si parla dell'importanza dei fatti. Dice Ardigon, dice il Bignami su Ardigon, riassumendo Ardigon. Il positivismo di Ardigò si riallaccia soprattutto a quello evoluzionistico di Spencer, ma presenta un carattere decisamente naturalistico, con una concezione che deriva dal naturalismo italiano del Rinascimento. 2. Egli attribuisce un'importanza assoluta ai fatti. Il fatto ha una propria realtà in sé, una realtà inalterabile che noi siamo costretti ad affermare tale e quale è data e la troviamo, con l'assoluta impossibilità di toglierne e di aggiungervi nulla. Dunque, il fatto è divino, l'astratto invece lo forniamo noi. 3. La scienza ricerca i fatti, li verifica e ne è, in ultima analisi, un grande quadro sinottico e una classificazione. 4. Ogni fatto, in quanto tale e in quanto è fatto di coscienza, ha valore autonomo di per sé sufficiente e non rimanda a nulla di assoluto. Questo è quanto afferma Ardigò. Vediamo un attimo cosa dice il commentario della filosofia aperta invece. Definizione e delimitazione del fatto. Come si è già detto, a proposito di altre cose similari, un conto è l'oggettività che si esprime e un conto è la capacità del soggetto di percepire l'oggettività. Un conto è l'oggettività in sé e un conto sono gli aspetti che la volontà dell'oggettività presenta al soggetto. Un conto è la capacità del soggetto di dilatare se stesso. E un conto è la capacità dell'oggettività di farsi compenetrare dal soggetto. Data questa premessa, un fatto è oggettivo soltanto nella misura in cui più esseri determinano l'oggettività del fatto stesso. Ma essi non determinano l'oggettività del fatto, determinano piuttosto un accordo attraverso il quale delimitare i fenomeni e definire il fatto. Il fatto, l'oggetto, l'accadimento non sono dati assoluti, sono dati relativi alla relazione soggetto-oggettività. Considerare il fatto come essere assoluto in sé significa considerare l'essere che percepisce il fatto come essere assoluto in sé. C'è da dire che la percezione del fatto o dell'oggetto attraverso un numero limitato di fenomeni non inficia la percezione dell'oggetto, né limita la descrizione. Una volta che si ampliano i fenomeni attraverso i quali il soggetto percepisce l'oggetto, questi amplia la descrizione dell'oggetto, arrivando anche a collocare l'oggetto in una posizione diversa all'interno del pensato della sua ragione. Ma mai l'ampliamento della quantità dei fenomeni relativi all'oggetto o la loro profondità è in grado di opporsi alla descrizione che si aveva con un numero di fenomeni limitati. Il fatto inoltre è il divenuto di un processo, il divenuto che si colloca nell'oggettività come insieme e come assoluto insieme dei suoi fenomeni. Si potrebbe affermare che si conosce il fatto o l'oggetto non soltanto quando si percepiscono tutti i fenomeni dell'oggetto, ma quando si conoscono tutti i fenomeni concorrenti al suo divenire, ai fenomeni concorrenti al divenire dei fenomeni dell'oggetto, eccetera, eccetera. In altre parole, si può conoscere il fatto o l'oggetto nella sua totalità soltanto conoscendo la totalità dell'universo. L'astratto viene formato quando la ragione non è in grado di descrivere Dio stesso. Dio stesso è un ente concreto in quanto descritto come aggettivi e attributi dalla ragione. Questo non significa che Dio esiste, significa che esiste una descrizione di Dio all'interno della ragione. La descrizione non è un'astrazione, è un oggetto reale al quale vengono piegati gli esseri assoggettandoli. L'astratto non è fantasia della ragione, l'astratto è quanto nella ragione non viene descritto, ma viene percepito dall'essere col proprio essere, e che non è elemento della ragione, in quanto la ragione non ha ancora forzato i limiti delle descrizioni dell'assoluto. Questo non è reale, e davanti a questo la ragione deve essere condotta al silenzio. La scienza è descrizione mediante delimitazione dei fatti, introduzione nella ragione degli elementi che producono i fatti. La scienza è uno strumento della ragione attraverso la quale ampliare la descrizione del circostante.
è elemento dell'essere attraverso la quale forzare i limiti della ragione. Ma la scienza è anche un'altra cosa, è la possibilità da parte del comando sociale di governare gli elementi che arrivano alla ragione, impedendo l'arrivo di elementi che potrebbero mettere in discussione la propria capacità di controllo sugli esseri umani. Quando si afferma che un fatto ha un valore autonomo, si pone un fine alla ricerca, uno stop al divenire. Un fatto è legato a tutti gli altri fatti che lo hanno prodotto ed è base per la produzione di altri fatti. Esiste la necessità di considerare un fatto come un descritto completo per poter funzionare nel quotidiano, ma questa situazione è una riduzione delle capacità dell'essere di estendere se stesso, è una mediazione dell'essere per continuare ad esistere e continuare ad ampliare la propria conoscenza e la propria consapevolezza. Bene, questo è un saggio che vi ho dato del commento a Ardigon. E il problema anche per Ardigon è che anche se lui fa derivare la sua filosofia da Spencer, anche lui ha la verità, cioè anche lui pone dei limiti al divenire delle persone, al divenire degli esseri umani, dove inconoscibile per lui non esiste un inconoscibile di Spencer, in quanto dice l'inconoscibile di Spencer non esiste perché io evolvendomi riesco ad arrivare all'inconoscibile, però nello stesso tempo lui dimentica che era ciò che era inconoscibile è inconoscibile soltanto perché non siamo attrezzati, però l'evoluzione non porta ad attrezzatura se non anche a posizioni di cambiamento. Pronto? Luigi da Treviso, per cui al massimo se posso farla, perché potrei essere, come dire, arriva a fine rompe scatole, per cui se posso limitarmi una domanda, lei ha detto sì? Domando scusa per i rumori. Bella. Ecco, dunque lei ha detto ha fatto riferimento alla sintesi o assunto del Bignami, il dettato, l'esposizione lei ha letto da Ardigò, poi non so se ho capito bene, lei ha fatto il commento da Ardigò da un suo libro oppure da un altro saggio, forse da un commento a tui a Ardigò? Sì, ma mi dica quello che vuole. Sì, ma, no, dico, a proposito di fatti, io ho sentito a un certo punto corpo luminoso, no? Noi a un certo punto diveniamo corpo luminoso, domando, è un fatto, non so, e poi dico da invidioso perché lei legge i suoi testi, ecco, per cui domandavo appunto, c'è la sintesi del Bignami, il dettato di Ardigò, il commento, non so se sia tratto da un suo libro, e il titolo del suo libro qual è? Non so, dico, la fenomenologia di Husserl oppure Heidegger, non so, lei ha una bibliografia del suo libro, ma lo domando consapevole di essere ignorante di cose di filosofia e di riferirmi al buon senso, ma poi magari non si fidi di quello che magari io dico, perché a proposito di corpo luminoso a un certo punto quando diviene fatto è evento, ecco, perché lei si è assunto, come dire, lodevolmente, perché si espone con cognome e nome, è lodevole la sua posizione, cioè, quindi di fronte a un Ardigò che non è che sia stato perché sia stato suicida abbia anche se tardivamente ha assunto posizioni positiviste, io penso anche al fatto di iniziare del suicidio sia, come dire, implicante anche la sua vicenda intellettuale, ecco, ma non è questo, andrei oltre, mi interessa solo le affermazioni Bignami. Ma guardi, ecco, come dicevo, la mia povertà di conoscenze filosofiche, no? Pur questo azzardo a entrare nel giudizio del filosofo che appunto nel tardo positivismo ha dichiarato delle posizioni che erano superate da altre scuole, vedi la scuola viennese, per cui mi complimento con lei della sua posizione, ha scritto un libro di filosofia, la filosofia aperta, no? Domanderei il libro, farò cosa a parte, ma immediatamente diciamo così, a proposito di queste cose dei fatti, la fenomenologia di Husserl, lei si è misurato con questo, io penso, trovo nella sua bibliografia del libro, troverò Husserl e Heidegger, penso, o sbaglio? Nella sesto libro. Lei ha detto, se non ho capito male, ha scritto lei un libro, La filosofia aperta, o sbaglio? Sì. Ecco, dico, nella bibliografia lei si è misurato con i grandi pensatori, con i giganti tedeschi o di ambito anglo-ebraico, mitteleuropeo, sì, tedesco, diciamo. Sì, c'è anche Husserl, sì. Ecco, bene, quindi avrò... Sì, però questo libro qua lo leggerò per radio perché non lo vendo. Prego? È costato troppo lavoro. Sì.
Lo leggerà, lo leggerà quando sarà ora, ma mi è costato troppo lavoro. Complimenti intanto, perché naturalmente non dico salvo la verifica, io gli do, come dire, gratificandola perché per la mia pochezza. Certo che naturalmente non dico lei sia un gigante del pensiero, no, uno. Io sono certo che lei si espone e si spende in un certo modo, naturalmente ci sarà verifica sul testo, perché la lettura da quello lo confesso non è immediatamente, io penso anche per altri, per carità, comunque io parlo per me, non è immediatamente, come dire, percepibile, perché comunque mi sono soffermato anche oggi, ho sentito quel corpo luminoso, mi fa pensare che, perché siccome no, a parte l'induismo, le cose orientali non è una cosa immediatamente, come dire, nel linguaggio, anche nella filosofia di Gata, così di evidente anima, no? Ecco, così evidente l'esistenza del corpo luminoso, per cui mai sarà colpa mia. Lei conosce benissimo il concetto di anima. Ecco, prego. Lei conosce benissimo il concetto di anima. No, perché non presumo, cioè, io sono ancora fermo, lei, cioè, sono quel credimenti che diceva che Fedone di... Sì, lo so. Era secondo le armi della... Certo. Secondo i mezzi della ragione dimostrata di mortalità dell'anima. Quindi, anche io, debitore del Vignani, anche se ho fatto le scuole basse, diciamo... il corpo luminoso non ne ho sentito, ma è colpa mia, crederei appunto anche l'esistenza a fatti di questo genere. Mi scusi la borazzaggine e la lunghezza, la ringrazio della pazienza intanto, perché ho visto che erano le 8 e la ringrazio della pazienza. Prego, grazie a lei. Quindi lei tornerà, mi pare di capire, comunque chiederò i suoi libri, ecco, grazie. Sì, ma non questo comunque. Non ho capito perché, mi scusi. Eh? Lei ha detto, diciamo, che ci sono... Mentre parlavo, lei parlava del libro, dell'acquisibilità del libro, ma non avevo capito perché non... Perché questo mi è costato un sacco di lavoro e sto preparando la seconda parte. E la seconda parte è ancora più importante di questa. Comunque è in visione, se qualcuno vuole vedersela. Ci sono questioni di edizioni, di persone come lei che si espongono, forse lei anche a Sami Zap, lasciamo stare, quindi di fare a lei. Farla se editore esporsi e poi bisogna avere anche come stamparlo, ci sono dei problemi di costi, anche io penso. Io la miro per questo. Salvo la soppressione del pensiero con verifica se sarò in grado di farla. Ecco. Grazie. Buonasera. Chiariamoci una cosetta. Tutto quello che io scrivo, lo scrivo partendo dal libro dell'Anticristo. Cioè, la fondazione base del pensiero è quella del libro dell'Anticristo. Anche qui nella teoria della filosofia aperta non è che io vado a contestare il filosofo, vado a contestare il pensatore, cioè a me del filosofo, del pensatore, tutto sommato non me ne frega assolutamente niente. Perché non me ne frega niente? Perché il pensatore va a gettare delle idee, dei pensieri all'interno del sistema sociale, e queste idee, questi pensieri muoiono qualora non cambiano la vita delle persone. A me cosa che interessa? Mi interessa che cambi la vita delle persone. Mi interessa che le persone trovino un arricchimento, trovino dei motivi di libertà. Per cui esistono dei grandissimi pensatori. Per esempio Kant, secondo me, è uno dei più grossi pensatori dal punto di vista dell'illuminismo, ma anche del modo con cui usa il pensiero. Però Kant mi interessa soltanto per andarlo a contestare. Perché questo? Non perché io contesto il suo pensiero, ma perché il suo pensiero è inutile nella misura in cui non cambia la vita delle persone. Cos'è la teoria della filosofia aperta? La teoria della filosofia aperta dice questo: non è il pensiero che costruisce le idee, cioè le idee non nascono dal pensiero, nascono dalle persone, da come le persone si trasformano. Se le persone non hanno un cammino di trasformazione, non hanno un cammino di crescita, il loro pensiero è zero. Cioè il loro pensiero non è altro che una rimestratura di parole, ma non è altro. Cioè il pensiero per un apprendista stregone, per la stregoneria, è un'arma, è esattamente, ha lo stesso valore di un Kalashnikov per un rapinatore. Cioè ha lo stesso valore di un carro armato per chi va in guerra. Cioè il pensiero... Per invece un filosofo, per invece un cristiano, è semplicemente la rimestratura di cose. Perché? Perché lui è creato immagine e somiglianza del suo Dio, per cui tutto ciò che ha in testa è perché Dio gliel'ha dato. Mentre invece per un apprendista stregone, per la stregoneria, il pensiero è quanto noi costruiamo come riflesso delle nostre azioni. Pertanto sono le nostre azioni che vanno a costruire il nostro pensiero. Perché la teoria della filosofia aperta? Perché
uno, un apprendista stregone è uno stregone che affronta la vita e cambia continuamente il proprio modo di pensare, perché lo adatta all'oggettività che trova. Cioè lui, affrontando l'oggettività che trova, costruisce il suo pensiero. Cioè il pensiero viene costruito in funzione dell'oggettività trovata e per rimuovere quegli ostacoli che bloccano lo sviluppo della sua libertà e di conseguenza lo sviluppo della libertà degli esseri umani cui appartiene. Allora, quello che mi dice il filosofo di 40 anni fa, nella misura in cui quello schema filosofico non è entrato in un sistema giuridico, non è stato arte affinché gli esseri umani abbiano trovato un loro respiro di libertà, non me ne frega niente, cioè è solo acqua sporca. Cioè, perché questo? Perché quello che a me interessa non è l'articolazione del pensiero, ma è la trasformazione degli esseri umani. Allora, qual è l'operazione della filosofia aperta? È prendere tutti questi pensieri sintetizzati attraverso il Bignami e dimostrare che esiste anche un modo diverso di vedere quello stesso pensiero, cioè quella stessa preposizione. So benissimo che non si può andare a criticare Ardigò prendendo il Bignami, non si può criticare Marx prendendo il Bignami, non si può criticare Hegel prendendo il Bignami, questo lo so benissimo, cioè sia chiaro questo, la mia pretesa non è quella di criticare questi filosofi, questo deve essere chiarissimo. La mia pretesa è quella di dimostrare come le persone che usano questi principi siano estremamente limitati, perché per loro è solo un flusso di parole e come flusso di parole non è in grado di incidere sulla vita delle persone. Per cui cos'è che mi interessa a me, una volta dimostrato questo? Dimostrare come la centralità non sta nel pensiero, non sta nelle idee, ma sta nelle azioni delle persone. Per dirla, prendendo la storia della dialettica, del significato del termine dialettica, per Aristotele il termine dialettica era articolazione del parlato, delle parole, invece Hegel ha cominciato a usare il termine di dialettica come articolazione delle idee, articolazione del pensiero, cioè le idee che messe insieme vengono a congiungersi a formare delle idee diverse, cioè a produrre una trasformazione. Bene, Marx ha preso questo, Marx e Lenin hanno preso questo e hanno detto no, le idee vanno messe dalla testa ai piedi, cioè in pratica sono le azioni, sono lo sviluppo umano. Marx parlava di produzione, però diceva è lo sviluppo umano che va a costruire delle idee diverse, ma bisogna andare ancora oltre a tutto questo, cioè è la vita che deve costruire le idee diverse, cioè l'oggetto da produrre non è, come diceva Marx, che è la produzione in fabbrica o la produzione di merci, ma l'oggetto che va a prodursi è l'essere umano, cioè l'essere umano è la vera trasformazione. Cioè noi, da quando nasciamo, andiamo a costruire l'essere umano. L'essere umano è arte della costruzione. Per questo dico che le idee sono il riflesso di quella costruzione e quella costruzione, quelle idee si fermano, si bloccano, diventano niente, diventano solo parole buttate là, quando la costruzione cessa di esistere. Quando a me Kant, leggo Kant che mette in ordine tutte le idee, poi non si accorge che lui una volta è venuto fuori dalla vagina della madre, non si accorge che c'era un momento in cui non sapeva leggere e scrivere, non si accorge di essere cresciuto, cioè non si accorge di un processo di costruzione che ha avuto e non si accorge che lui nel fare quella costruzione ideale ha bloccato il proprio sviluppo del pensiero. Quando Kant non si accorge di questo, lui può avere tutte le idee più belle di questo mondo, può avere un pensiero interessantissimo, però non costruisce l'essere umano, non è protagonista della vita degli esseri umani. Quando invece un pensatore minore, un pensatore che magari non conta niente, che però riesce a trasformare la visione degli esseri umani della vita, per cui questa visione viene tradotta in leggi, viene tradotta in effetti sociali, viene tradotta in disposizione, viene tradotta in pedagogia diversa, cioè, allora quello diventa un gigante della storia, anche se magari era il signor nessuno. Per cui cosa mi interessa a me? Mi interessa dimostrare, all'interno di tutta la teoria della filosofia aperta, che il processo dell'essere umano, dalla vita alla morte, è un processo di costruzione. E le idee, il pensiero è un riflesso di questo. Per quando io nella teoria della filosofia aperta mi piglio i vari pensatori, non è che dico faccio l'analisi del pensiero di De Santis, per cui analizzo il pensiero di De Santis e mi confronto con De Santis, col cavolo.
Parte il fatto che culturalmente io non sono neanche un millesimo di ognuno di tutti questi personaggi, sono, credo che siano 200, no, da Genova, 150, per cui non sono neanche la millesima parte dal punto di vista culturale, per cui non è che vado ad affrontarmi dal punto di vista culturale. Quello che a me interessa affrontarmi è quella vita, è le trasformazioni che abbiamo nella vita. Quando io mi leggo Stuart Mill, io prendo le proposizioni fondamentali del pensiero di Stuart Mill e vado a dimostrare come questo Stuart Mill serve al comando sociale per costruire un certo modo di vedere le cose. Romagnosi e Galluppi, vado ad analizzarmi in funzione di questo. Giuseppe Mazzini, il pensiero di Giuseppe Mazzini me lo analizzo in funzione di questo. E Carlo Cattaneo me lo analizzo in funzione di questo. Stirner lo stesso, Cassira lo stesso, Renouvier lo stesso, Spengler lo stesso e così via. Però io non mi confronto con la loro cultura, non mi confronto con la loro abilità di articolare il pensato e il pensiero. Io mi confronto con la costruzione degli esseri umani. Perché questo? Perché quasi tutti questi pensatori si ritengono creati all'immagine e somiglianza di un Dio pazzo. Quasi tutti devono bloccare il loro pensiero in questa dimensione, lo stesso Marx, tutti quanti, indifferentemente. E bloccando il pensiero in questa dimensione non riescono a capire che l'unico modo per sviluppare il loro pensiero è quello di trasformare loro stessi. Questo è il punto. Per cui, mentre per il filosofo il pensiero è pure semplice arte di esporre se stesso, per la stregoneria il pensiero è il riflesso delle proprie trasformazioni. Questo è il senso della teoria della filosofia aperta. Per cui lo sviluppo filosofico, le conclusioni cui arrivo io, sono relative al mio sviluppo. Ma domani un altro che si piglia e che cerca di trasformare se stesso e svilupparsi, costruisce un altro sviluppo diverso. Un altro va ancora oltre. Però non saranno mai pensieri in contraddizione, non sarà mai un pensare in contraddizione. Perché questo? Perché lo sviluppo del pensiero umano è uno sviluppo che mantiene tanti aspetti della percezione, e mantenendo tanti aspetti della percezione e tanti modi per affrontare tante oggettività diverse, ha tante espressioni diverse. Però quelle espressioni non sono delle verità da porre ad altre persone, ma sono i livelli di libertà raggiunti dal filosofo, e questo è il concetto fondamentale da impartire. Per cui la teoria della filosofia aperta non è altro che lo sviluppo della libertà degli individui e non una verità. Bene, io qui chiudo la trasmissione. Questa è la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi ringrazio per avermi ascoltato, vi do appuntamento per giovedì prossimo con la trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo alle ore 15:30. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni.